Grazie di essere venuti. Lì in fondo, vabbè, sapete tutti che c'è questa piccola attività. Chi vuole può andare a firmare per la lista Tsipras. Sì, potremmo. Vabbè. Quindi cominciamo. Più forte? Perché lui mi dice che. Allora, dicevo grazie a tutti voi. Oggi parliamo di questo del trattato transatlantico Stati Uniti-Unione Europea. Prima abbiamo qui con noi Mariangela Rosolen del Comitato Acqua e di Attacco di Torino. Qui abbiamo Sergio Contu che dirà due parole su ATTAC, che è l'organizzazione che ha organizzato questo incontro. Allora, cominciamo subito. Prima di tutto vi ringrazio di essere qui oggi abbastanza numerosi. Che cos'è ATTAC? ATTAC è un'associazione internazionale, vuol dire Associazione per la Tassazione delle Transazioni e l'Aiuto al Cittadino. È stata fondata dal direttore di Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, nel 1998, che al profilarsi di una crisi economica, una delle tante crisi economiche che ci sono state in questi anni, ha lanciato un appello sul Monde Diplomatique. Il titolo dell'appello era Disarmiamo i mercati. Da lì è nata praticamente ATTAC ed è nato questo movimento che si è espanso in tutta Europa, e tanto che siamo adesso presenti in 45 paesi del mondo. ATTAC è un'associazione, perciò, come avrete capito, internazionale, che si occupa special modo di temi economici. E niente che dire, siamo un'organizzazione appunto che ci battiamo per esprimere al massimo l'informazione in materia economica generalmente ai cittadini. Beh, questo siamo appunto di aiuto ai cittadini. Niente, adesso io sono responsabile del tesseramento, quindi vi ho dato anche in conclusione un foglio, un input se volete. Comunque mi potete anche contattare, io sono qui e quindi felice di darvi qualunque informazione possibile. Adesso passo la parola al Massimo. Sì, grazie. Ecco, sì, non mi ero presentato, vabbè, Tino Cosentino, ATTAC, Comitato Acqua, Forum dei Beni Comuni. Sono responsabile del tesseramento, quindi io Questa è la. È la tecnologia e i suoi prezzi. Dicevo che questo è il terzo incontro di quest'anno che facciamo. Ne abbiamo fatto uno sul nuovo governo, un altro sulla rappresentanza sindacale e appunto questo qui è il terzo. Questo argomento di oggi è un argomento di cui si parla poco, di cui si è parlato poco, ma credo che se ne parlerà molto in futuro. E noi cerchiamo di dare il nostro contributo affinché ciò avvenga, perché queste trattative per questo trattato stanno andando avanti, diciamo, in maniera molto riservata, e già questo è un problema, e credo che comunque verrà messo in evidenza dalla relazione di Mariangela. I torinesi, cioè ATTAC Torino, ha tradotto e pubblicato questo lavoro, che si basa non su documentazione ufficiale, che non c'è, ma si basa su interviste, su dichiarazioni, sul materiale che è stato possibile raccogliere.
e il quadro che ne esce è abbastanza preoccupante, quindi noi pensiamo che sia importante squarciare questo velo di silenzio. E si è costituito, vabbè, poi queste cose magari le dirai tu, e quindi io ti passerei la parola, poi semmai integriamo. Il microfono. Grazie di questo invito. Opportuno, necessario e direi persino un po' urgente, perché, come diceva Pino, di questo trattato nessuno sa niente, soprattutto in Italia. Ci sono 5 interpellanze in Parlamento presentate nel mese di novembre-dicembre dell'anno scorso, quando è uscito sul Le Monde Diplomatique, guarda caso, un articolo, 2 pagine, poi erano anche sull'inserto del manifesto, Le Monde Diplomatique, il manifesto pubblica anche la versione italiana. E quello ha cominciato a far sapere nel nostro paese che cosa sta succedendo. E quindi qualche deputato, qualche senatore ha presentato delle interpellanze in Parlamento, ma la cosa è finita lì. Tranne Altra Economia, MAG e qualche altro gruppo vicino ad ATTAC e al movimento altermondialista, nessuno ne ha mai parlato. Perché? Soprattutto nel nostro paese. Fuori dal nostro paese invece si sa qualcosa di più. Ma comunque, le intenzioni di chi ha in mano il pacchetto di questa cosa sono di, come diceva Pino, la segretezza. Qui lo potete scaricare dal sito di Attac Torino, questo quaderno, raccoglie in pratica la documentazione che siamo riusciti a racimolare più che noi un organismo Seattle to Brussels che ha sede in Belgio e che è molto molto attento a persone molto addentro, poi essendo a Bruxelles vicino agli uffici dell'Unione Europea, quindi qualche contatto. E allora Seattle to Brussels ha raccolto tutto quello che è stato possibile raccogliere in merito a questo trattato segreto, ripeto. È stato in questo modo, attraverso qualche dichiarazione, attraverso anche qualche documento trapelato o fatto appositamente trapelare, perché noi in questo abbiamo una tradizione. Attacco è nato quasi contemporaneamente a un trattato precedente, che si chiamava l'accordo multilaterale sugli investimenti, anch'esso un trattato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che stabiliva quali erano le regole che garantivano il massimo di vantaggi agli investimenti nei vari paesi dell'Europa. Ed erano i vantaggi di sbaraccare qualsiasi garanzia per i cittadini, i lavoratori, la natura, l'ambiente, la salute, in modo che chi investiva avesse mano libera di fare quello che voleva. Era segreto anche quello. Per fortuna, attraverso ATTAC proprio, è trapelata qualche notizia. Un deputato europeo che l'ha avuta da ATTAC l'ha sollevata al Parlamento europeo. Colta immediatamente dai deputati del Partito Comunista Francese all'Assemblea Nazionale Francese, è scoppiato uno scandalo che quelli negoziati sono stati chiusi, la cosa è finita e non se ne è più parlato, perché era il segnale, ma lì era venuto fuori. È venuta fuori la documentazione, quindi si poteva parlare carta in mano. Guardate qui che cosa dicono. Praticamente piena libertà d'azione alle multinazionali. Lo scandalo è stato enorme, ATTAC ha avuto il suo ruolo, Le Monde Diplomatique anche il suo. Una sinistra degna del suo nome in Europa e in Francia ha fatto il suo dovere.
quel trattato è saltato, non se ne è più parlato per anni e adesso si ricomincia. Segreto, non c'è un pezzo di carta che dica che cosa stanno facendo. Sappiamo solo che il governo degli Stati Uniti e la Commissione Europea, che voi sapete, la Commissione Europea è il governo dell'Europa, no? Non è il Parlamento Europeo che conta, è la Commissione Europea, hanno dato mandato ai loro rappresentanti, un ambasciatore, insomma, un americano, e il commissario per il mercato europeo De Gucht, hanno dato loro mandato di trattare, di redigere un trattato per il libero commercio e gli investimenti. Perché? Le motivazioni sono: la crisi che stiamo attraversando è gravissima, i problemi sono enormi, vediamo di metterci insieme e di organizzare insieme delle regole per la ripresa dell'economia, per lo sviluppo, per l'occupazione, per il benessere dei cittadini. E come fai a dire di no? Però tutto segreto, saranno loro a decidere qual è il nostro benessere, ricchezza e così via. Una cosa poco simpatica, come possiamo ben capire, ecco che si comincia a cercare di capire che cosa stanno dicendo, anche perché quei signori sono contornati da un circa 500 lobbisti tra gli Stati Uniti e l'Europa, che sono gli uomini delle multinazionali che gli forniscono documenti, dati, studi, progetti, prospetti, tutto quanto c'è bisogno, in modo che possano decidere conoscendo la situazione, ma quella che li presentano le multinazionali. Il popolo non deve sapere niente, i partiti, il Parlamento europeo non devono sapere niente, l'opinione pubblica, peggio ancora, deve non sapere, e allora uno drizza le orecchie e dice: ma che pacchetto mi state preparando? Un pacchetto che secondo loro dovrebbe essere chiuso entro la fine di quest'anno e che quindi rischiamo di trovarci sotto l'albero di Natale. Ma se è un pacchetto avvelenato, perché allora, ecco di nuovo, un po' di dichiarazioni, un po' il vedere chi gira in questi ambienti, qualche orecchio un po' più raffinato che coglie qualche dichiarazione significativa. Il gruppo nostro Seattle to Brussels ha messo insieme tutte queste informazioni, le ha? Se guardate, poi qui non c'è perché questa è una bozza, ma se guardate il nostro opuscolo, appunto, vedete che sono 4-5 pagine di note, perché tutto quello che è scritto qua e che ha raccolto appunto Seattle to Brussels è tutto documentato, articoli di giornale, dichiarazioni, dove sono state fatte, da chi. E da questa raccolta molto molto attenta di documentazione viene fuori un quadro non allarmante, allucinante. E allora partiamo: come mai Stati Uniti e Unione Europea si mettono insieme per raggiungere questi accordi di cui non dobbiamo sapere nulla? Allora, la valutazione generale: ieri sera c'era rappresentanti di Fairwatch a Torino, che abbiamo parlato ieri sera di queste stesse cose nella sede di Attac, cioè, insomma, come iniziativa di Attac Torino, e lui è in diretto contatto con Bruxelles e con la rete internazionale che sta costruendo l'opposizione a questo trattato. E l'opinione che ci siamo fatti ragionando su le informazioni che sono disponibili è che sicuramente c'è un tentativo degli Stati Uniti, attraverso questa pratica, di riprendere in qualche modo l'egemonia o comunque un potere che sicuramente hanno perso nel corso degli anni rispetto all'andamento economico del mondo intero. O riprendere un potere nel campo del commercio e degli investimenti
che non è più quello di una volta, perché in questi ultimi 10-15 anni, lo sappiamo tutti, alla potenza degli Stati Uniti, Stati Uniti, Europa, Giappone sostanzialmente, si è venuta affiancando e crescendo un potere che non è in contrasto, ma che comunque non è omogeneo, quello dei paesi dei BRIC, Brasile, India, Cina, che non sono sulla stessa lunghezza d'onda degli Stati Uniti e che ormai contano sulla scena economica mondiale in maniera rilevante. Devi accettare le mie condizioni, e le condizioni sono quelle che adesso ritroviamo nel trattato Stati Uniti, Unione Europea, e sono le condizioni: apertura dei mercati, privatizzazioni, perdita di diritti qualora tu li abbia, non in tutti i paesi ci sono, ma comunque perdita di diritti dei cittadini, dei lavoratori e così via. Il trattato USA, Unione Europea per il commercio e gli investimenti, di cui stiamo parlando, ma di cui non conosciamo un pezzo di carta che dica com'è, ma sul quale abbiamo, come ripeto, costruito una conoscenza che crediamo assolutamente sufficiente per allarmarci e per organizzarci per bloccarlo, non modificarlo, non cambiarlo, bloccarlo. Stop TTIP vuol dire proprio che non si deve andare avanti su quella strada, lo si deve bloccare. Perché? Perché dietro a questo, a questo disegno delle multinazionali c'è il compimento, diciamo così, delle loro, dei loro disegni, dei loro progetti di controllo del mondo. C'è il compimento della globalizzazione neoliberista. Che bisogno c'è di fare un trattato sul commercio? Uno dice. Scusate, tariffe. In Unione Europea non ci sono più le tariffe tra gli stati, non c'è più il dazio, no? Le frontiere sono cadute, che bisogno c'è? E anche con gli altri paesi, pensate, le tariffe ormai sono ridotte là dove ci sono ancora ai minimi termini. Il commercio, vediamo i nostri mercati, dai occidentali alle grandi boutique oppure ai grandi negozi del lusso e così via, ma anche di altri prodotti, vediamo che arrivano e vanno in tutto il mondo. Che cosa c'è bisogno ancora di fare per favorire il commercio? Ebbene, bisogna aggredire quella parte che riguarda il commercio e gli investimenti che finora non è stata aggredita, perché finora si è compiuto, diciamo così, una sottrazione di diritti e di cittadinanza nel campo delle merci. Tutte le merci possono indistintamente viaggiare, essere vendute, essere comprate. Si sono approvati poi dei trattati sulle persone giuridiche, diciamo, cioè le ditte, le aziende, le multinazionali, quali regole tra di loro, perché poi tra di loro stanno attenti, come si comportano, cane non mangia cane, quindi si tutelano reciprocamente, e questo grosso modo lo hanno già fatto. Adesso la parte che è ancora da aggredire e da sottomettere a questi disegni sono i diritti dei cittadini, degli esseri umani. Questi sono quelli che finora si sono opposti a questi disegni, a quei disegni appunto che prima portavano avanti il G8, il G20 e che abbiamo fatto fallire con le manifestazioni, con quello che ci sono costate. Adesso cercano un'altra strada bilaterale, Stato con altro Stato, e in questo caso il più importante, Stati Uniti, Unione Europea, i due colossi mondiali dell'economia. Poi ci sono appunto Cina, Brasile,
chiamiamoci l'India, se vogliamo, il Giappone non ha più quel ruolo e quella potenza che aveva in passato, ma per esempio Stati Uniti, Canada e Messico hanno fatto un trattato analogo che si chiama NAFTA e che ci dà l'idea di che cosa potrà essere questo, visto che probabilmente servirà anche da modello. Naturalmente non dobbiamo sapere quello che ci preparano, no? In quel pacco di Natale che dicevamo. Di qui la segretezza. I tentativi di saperne qualcosa si sono finora scontrati con muri di gomma. Come? Sì, ve lo diremo, come no? Ma figuratevi, il 14 marzo, mi pare, c'è stata una prima audizione al Parlamento europeo da parte della Commissione per dare delle informazioni. Assolutamente ridicole, niente nel merito, ma l'assicurazione. I cittadini sapranno perfettamente, sarà nostra cura informarvi adeguatamente. Ma intanto si riuniscono a porte chiuse, intanto fanno delle riunioni e convocano chi? Le multinazionali. Hanno avuto più di 100 incontri con le multinazionali e i loro lobbisti, non uno con le forze politiche presenti al Parlamento europeo, grandi organizzazioni sindacali. Quindi è proprio l'elite, l'oligarchia del mondo che sta gestendo questa partita in segreto. In segreto. Ripeto, quello che si sa è perché son raccolte queste informazioni con diligenza, con scrupolo, con rigore, per non parlare a vanvera di cose che non documentate, queste sì, che non possono negare, però i nostri 5-6 parlamentari che hanno fatto quell'interpellanza in Parlamento non hanno mica. Vabbè, poi c'è stata la crisi di governo e quindi diciamo che l'alibi per non rispondere per un mese e mezzo c'è stata, ma non hanno mica avuto risposta. Male decide su eventuali controversie che ci siano tra le multinazionali e gli stati dove le multinazionali commerciano o effettuano degli investimenti. In base a queste regole di questo trattato, per esempio, cito sempre il caso perché veramente è emblematico, Philip Morris, sappiamo tutti chi è. Sappiamo tutti che è una grandissima multinazionale del tabacco. Bene, siccome l'Uruguay e l'Australia hanno stabilito delle leggi antifumo, a partire dalla scritta sui pacchetti di sigarette, il fumo nuoce gravemente alla salute, denuncia queste scritte, questa legislazione dissuade la clientela dall'acquistare le sigarette, questo mi provoca un danno. Io non chiedo, dice la Philip Morris, di condannare, io chiedo il risarcimento del danno, 180 milioni di dollari. Finora ho stabilito che quel mercato mi rende meno e li chiedo allo Stato che ha emanato quelle disposizioni per scoraggiare la gente dal fumo. E è in corso la causa, perché se non paghi, poi ci sono ritorsioni. Ricordiamoci quando Mitterrand, dico Mitterrand per dire la Francia, ma Mitterrand era convinto di questo, ha stabilito che i prodotti OGM in Francia non dovevano entrare. Tribunale che si vorrebbe estendere nel modo che universale, extraterritoriale, eccetera, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, allora, ha dato ordine ai porti americani di impedire l'ingresso negli Stati Uniti dei formaggi francesi, rispediti indietro come ritorsione. Perché tu non mi lasci passare gli OGM in Francia e io non ti faccio passare i formaggi francesi negli Stati Uniti. Quindi un mercato chiuso. A questo punto, adesso addirittura si dice, anzi, risarciscimi
dei mancati guadagni che le tue leggi mi hanno provocato. Quindi è una cosa allucinante perché questo si applica a tutte le leggi dei singoli stati, leggi, regolamenti, norme, pratiche che impediscano alla multinazionale di realizzare i profitti che si ripropone di conseguire grazie a quel commercio, a quell'investimento. Ho fatto l'esempio della Philip Morris, ma qui in Europa è successo che quando il governo tedesco ha deciso di chiudere le centrali nucleari e di non farne più dopo Fukushima, la Vattenfall è una grandissima multinazionale svedese dell'energia che costruisce centrali nucleari, si è ritenuta danneggiata e ha denunciato lo Stato tedesco chiedendo per i mancati guadagni che avrebbe patito 3,7 miliardi di euro. Come risarcimento, la Germania è un paese un po' potentino e ha detto non accetto questa roba, però se firma il trattato, se si fa il trattato, quei soldi li deve, poi magari tratteranno, non saranno 3,7, saranno 3, 3, non lo so. Ma comunque il concetto, capite? Cioè io voglio guadagnare quello che ho stabilito, io multinazionale, se tu non mi consenti di farlo, mi risarcisci. Non vengo solo condannato come nella giustizia normale, magari con una multa. No, la giustizia si fa col denaro. Ed è quello che la cancellieria aveva in mente, quando ha cominciato a cambiare le leggi sui processi nel nostro paese. Perché il modello è quello lì, Quando ai notav dice pagate 200.000 euro di risarcimento danni, non di multa perché siete stati cattivi, di risarcimento danni. A noi, c'è un volantino a noi di Torino che abbiamo di dire se sono legittime e se non invece ci danneggiano. Le delibere del Comune di Torino di privatizzazione dei servizi pubblici locali, il TAC ci ha detto: ma voi non siete nessuno, voi non avete diritto di alzare la testa, ma come osate disturbarmi? 12.500 euro di multa. Risarcite il. Capite? È una cultura che sta passando, di cui non abbiamo quasi ancora la percezione, ma che è pericolosissima. Quindi un tribunale è sulle nostre teste e sulle teste in barba alla Costituzione italiana e decide come, in base al risarcimento dei profitti non conseguiti dalle multinazionali, cifre spaventose che mandano in rovina i paesi, ma che comunque coloro a venissero pagate sono i cittadini, con le loro tasse, mica le pagano i ricchi o magari gli evasori. Cioè i cittadini di quel paese sono tenuti a garantire i profitti che le multinazionali si propongono di realizzare con quel commercio, con quell'investimento. Quindi capite che è una roba che la gente quando si racconta queste robe è anche abbastanza incredula, e però sta avvenendo là dove trattati simili sono già stati stipulati. Quindi il tribunale è l'altro aspetto, io vado a grandi linee perché poi i particolari sarebbero molti. L'altro aspetto allucinante è che proprio applicando, qualora venisse applicato un trattato di questo genere, saltano tutte le norme di tutela della persona sia essa cittadino, sia essa lavoratore, sia esso utente di un servizio pubblico, sia esso una persona malata che ha bisogno di cure. Abbiamo visto, no? Big Pharma cosa ha combinato in questi giorni per quella malattia. Ecco, il criterio è un po' quello. Da un lato faccio gli investimenti e metto sul mercato i prodotti sui quali guadagno di più, guai a te se
mi impedisci di raggiungere questo scopo. E allora tutte le leggi, a cominciare da quella di tutela dei lavoratori, ma pensiamo per esempio al principio che è in vigore nell'Unione Europea e in nessun altro paese del mondo purtroppo ancora, il principio di precauzione. Noi facciamo parte di una comunità che, per quanto stia smantellando conquiste e diritti che abbiamo conquistato in un secolo di lotte e di sacrifici, rimane ancora quello spazio sociale europeo, quel modello sociale europeo che è unico nel mondo e che ci viene anche invidiato e qualche volta si cerca anche di imitarlo. Beh, uno degli elementi qualificanti del modello sociale europeo sono i diritti della persona, stabiliti nella Carta di Roma, nel Trattato di Roma, portati avanti, un po' erosi nel tempo perché non sempre li abbiamo difesi adeguatamente, però di questi diritti il principio di precauzione è quello che dice che tu non metti in commercio, tu non metti in farmacia, per esempio, dei prodotti, qualsiasi siano, da quelli geneticamente modificati ad altri prodotti di cui non si sia sicuri della non nocività. Gli Stati Uniti questo principio non ce l'hanno, lo mettono sul mercato e se poi succede che combina pasticci, mi dispiace, casomai vi risarciremo, ma vedremo attraverso potenti studi di avvocati di dissuadervi dal fare causa e quindi prendetevela e portatevela a casa, perché quello che deve prevalere su tutto deve essere il libero mercato. Ecco, il principio di precauzione dice che tu non metti invece sul mercato né alimentari, né prodotti farmaceutici, né sementi, né organismi di qualsiasi genere di cui tu non sia assolutamente sicuro che non sono nocivi. E se questa certezza non ce l'hai, non li metti sul mercato. Questa è la bestia nera delle multinazionali. E il fatto che questo sia uno dei dossier più corposi che vengono trattati dentro a questi negoziati a porte chiuse ci allarma e come. E quindi anche questo aspetto è uno di quelli che desideriamo e dobbiamo portare alla conoscenza di tutti, perché va dagli OGM a qualsiasi farmaco, e gli esempi li abbiamo, uno quello per gli occhi, no? Se non costa 900 euro non lo metto sul mercato perché non guadagno abbastanza. E magari è equivalente, qui i farmaci equivalenti per esempio sono una delle categorie sulle quali le grandi multinazionali farmaceutiche vedono rosso, insomma ci sono delle dichiarazioni che fanno terribili, per cui il farmaco equivalente secondo loro è una concorrenza sleale. Capite? Si arriva a questi assurdi. Io direi che ho dato un panorama abbastanza allarmante delle cose e mi fermerei qui perché ci sono molte, molte cose da dire. Parlavo della salute, ma pensate ai diritti dei lavoratori. Io vado a lavorare e ho conquistato con le mie lotte delle condizioni di lavoro il meno nocive possibili. No, non vale. Se quelle condizioni di lavoro rappresentano un costo o un impedimento a quel commercio o a quell'investimento, vanno tolte. Ho diritto di intervenire sui processi produttivi, ma scherziamo, quelli li decido io, tant'è che lo decido adesso in segreto così tu non lo sai e quando ti ho sfornato il pacchetto a Natale te lo bevi. Ma la stessa cosa, pensate, gli agricoltori e una qualità dei nostri prodotti agricoli, pensiamo ai vini, ma tanti altri prodotti agricoli, denominazione di origine controllata. Perché?
perché i semi, perché le piante, perché le coltivazioni, perché i terreni, perché i concimi, perché il trattamento, perché l'invecchiamento, seguono certe regole che mi danno la garanzia controllata che è un prodotto sano, buono, di qualità. Ma scherziamo? Tutto questo vuol dire impedire di fare quel che si vuole. E siccome questi aspetti negli Stati Uniti non ci sono, è certo che i prodotti costano molto meno. E gli Stati Uniti non vedono l'ora di portare in Europa i loro prodotti, perché sono sicuri, temo che anche con la crisi hanno qualche ragione per essere rassicurati in questo senso, che la massaia che va col carrello dentro al supermercato e rispetto a un prodotto di origine controllata, che sai che viene coltivato in quel posto, che è etichettato in un certo modo e che costa però un po' di più, è magari anche costretta a scegliere quello che quelle garanzie non te le dà. Costa meno, spendi meno, soprattutto in un periodo di crisi come questo, la tentazione è forte, le conseguenze per la salute, per l'igiene, saranno, speriamo che non siano gravi, ma intanto quelli finalmente i profitti li fanno e quindi chiedono che queste barriere, che queste condizioni, che questi limiti vengano tolti. Finisco solo con la proprietà intellettuale. La nostra cultura, in questo la Francia devo dire che ha sempre avuto un atteggiamento molto fermo e per ora pare che lo tenga ancora fermo, sono 3.000 anni di cultura in questo continente che non possono essere messi alla stessa stregua, per l'amor di Dio, della cultura dei cowboy o del Far West. Abbiamo un'identità culturale che ci autorizza a far sì che l'Europa in questo campo sollevi con pieno diritto quella che si chiama, ormai in gergo, eccezione culturale. Si chiama proprio così, in termini tecnici direi. Cioè, su questo, signori, non venite a darci lezioni. Porte aperte alla vostra produzione culturale, per l'amor di Dio, però noi abbiamo bisogno di difendere non solo i 3.000 anni di storia e di cultura di questo paese, ma di un principio. Se il teorema di Pitagora fosse stato brevettato, la scienza e la matematica non avrebbero fatto quel... perché il prodotto culturale si arricchisce e si potenzia di valore più circola, più viene condiviso, più le menti si impegnano su quel prodotto e lo sviluppano. Già, ma poi ci sono i diritti d'autore, c'è il brevetto, per esempio Internet. Oggi Internet è libero, ma capite che è una tale risorsa potenziale di ricchezza e di denaro da fare non solo con la pubblicità che ci butti dentro, ma proprio dicendo se lo vuoi paghi. Quindi la proprietà intellettuale è un altro dei cardini che non sempre viene colto a livello, no, di massa, perché uno pensa che sia l'intellettuale che... No, no, è proprio non solo il libro, ma la ricerca. La brevettabilità dei farmaci, sarebbe da aprire tutto un capitolo su questo, ma io faccio, perché mi sembra che sia eloquente e efficace, appunto il brevetto sul teorema di Pitagora. Ecco. Se fosse proprietà di uno che ti lascia usarlo solo dietro compenso, è chiaro che la ricerca, la scienza non farebbe i progressi che ha fatto e che continua a fare malgrado tutto. E invece è uno degli ostacoli che gli Stati Uniti vogliono assolutamente togliere, perché è chiaro che lì devi passare attraverso filtri e controlli che... Ma mi fermerei perché ho paura di averla fatta fin troppo lunga. Però domande. Sì, naturalmente adesso apriamo il dibattito. La presentazione è stata, direi, esauriente. E
Quindi invito chi vuole parlare a alzare la mano. C'è già una persona. Faccio un'osservazione. Intanto è proprio vero quello che dici tu, perché per esempio sul sito dell'Unione Europea ci sono delle FAQ su questo, e se andate a vederle sono tutte rassicurazioni. Cioè, è vero che ci saranno meno protezioni per il consumatore? Risposta: ma no, anzi, la protezione verrà rafforzata, eccetera. Però non c'è nessun dato, non c'è nessun elemento informativo, diciamo, no? Poi una cosa che stimolerei i presenti ad affrontare è: tutto questo noi cosa possiamo fare? Perché questo è un altro punto molto importante.